una interessante e partecipata manifestazione per presentare il progetto ideato dall'assessore alla cultura Luigi Carlo Piccari in collaborazione con l'amministrazione comunale. Un progetto molto ambizioso per rilanciare il borgo di Ponzio Pilato usando la street art per migliorare l'aspetto e rilanciare le zone magari più degradate. Si è voluto dare voce ai cittadini, così come ci dice l'assessore Piccari, coinvolgendoli direttamente nelle diverse fasi di realizzazione. Grazie anche al sindaco Saputelli e il vice sindaco di Sabatino che hanno dato il loro assenso, nulla osta per questo prestigioso progetto. Il paese, ha detto di Sabatino, cresce con questi piccoli ma importanti incontri. Stando insieme, uniti, ce la faremo per far conoscere e rispettare il bene comune con senso civico e riconoscere il bello e dialogare con la comunità. Con questa occasione vogliamo dare il benvenuto alla simpatica quanto brillante nuova presidente dell'associazione Quasi Adatti, che senz'altro, oltre alla parità, porterà senza meno una ventata di delicatezza, eleganza e candore e nuove idee per il progetto Ratiche e non solo. Sul tavolo della presidenza, oltre che il sindaco e vice sindaco, i consiglieri Pagliaroli e Troiani. Noi a Bisenti già abbiamo avuto delle esperienze di murales grazie al poliedrico Ezio Centini, che fu l'ideatore e precursore della nuova street art. Già dal 1999 ebbe modo di colorare la sua facciata di casa e negozio di Piazza Vittorio con un ramo di cacao con foglie verdi e i frutti di gabbosse, da dove si ricavava la massa e il burro di cacao per la produzione del cioccolato. In definitiva una bella idea fresca, allegra e colorata, che dona nuova luce ad alcune vie un po' troppo abbandonate, che con questi murales ritornano a vivere e a risplendere. Vediamo. Allora, buonasera a tutti. Vedo che l'argomento è interessante perché c'è una buona presenza. Si tratta in pratica di così argomentare in merito a una volontà della nostra amministrazione, che è quella di realizzare nell'ambito del nostro capoluogo una serie di murales, graffiti, chiamiamoli come ci pare. Riguardo a questo mi sembrava ovvio interessare i nostri residenti, i nostri concittadini, perché mi sembra giusto che ognuno dica la sua su questo, da parte di chiunque voglia dare il contributo per questo piccolo progetto, e speriamo che vada in porto tutto qua. L'ideatore, devo dire, è stato il nostro assessore, al quale se ha partecipato di Giacobbe Matteo, mi fa piacere. E niente, tutto qua. Do la parola al nostro assessore, in modo tale che così ci dà conto di quello che ha pensato e quello che si vuole fare. Oggi dobbiamo accendere questo. Vogliamo spegnere le luci? No. Non lo so. Forse è meglio. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti innanzitutto. La motivazione di questa assemblea, come diceva appunto il sindaco, è quella della presentazione, della discussione del progetto Ratiche. Il nome di questo progetto è stato dato proprio in virtù dell'attivismo e dell'attaccamento che il popolo di Bisenti ha appunto avuto quando è stato a conoscenza di questo progetto. Partiamo subito con la spiegazione del tema di questo progetto. Il tema che noi abbiamo scelto riguarda un po' la storia di tutti noi, ovvero tutta la fase dello spopolamento che il nostro paese appunto ha subito. Io penso che tutti, come ben sappiamo, abbiamo vissuto questa fase, che è iniziata già negli anni 60,
e che ci sta portando pian piano a sentire quella sensazione di solitudine che non ci piace, che magari vorremmo finisse al più presto. E per quanto riguarda la spiegazione del progetto, si tratta di un progetto di rigenerazione urbana basata sulla street art, o urban art come viene chiamata, nel gergo graffiti o murales, o meglio quello che mi preme sottolineare è la creazione di un percorso appunto di murales, e quindi non nel creare dei semplici abbellimenti, ma un percorso, creare una sorta di museo a cielo aperto. Le stelline che vedete in questa slide rappresenterebbero appunto le prime cinque case che noi appunto abbiamo visto per l'inizio di questo museo a cielo aperto. E chiaramente nonostante ci sono molte difficoltà per andare a trovare queste case, quelle che poi accettano di solito si innamorano appunto di questo progetto, magari poi si innamorano anche delle opere, dei bozzetti che poi gli artisti vanno a proporre. Chiaramente poi è importante dire che il progetto va sviluppato in tranche, in delle porzioni, perché da un punto di vista logistico e organizzativo diventa veramente molto impegnativo andare a organizzare la cosa. Poi magari entrerò un po' meglio nei dettagli dell'organizzazione del progetto. Chiaramente queste altre seconde stelline che noi abbiamo messo, le abbiamo messe appunto per far capire che quando si va a chiudere un percorso la gente può visitare, può scorrere il paese e andare a scovare dove si trovano appunto tutte le opere che fanno parte appunto del progetto nel complesso. Per quanto riguarda la presentazione degli artisti, la scelta degli artisti è una scelta ponderata. Si tratta di un lavoro che è iniziato circa 2 anni fa. Mi ricordo benissimo una riunione nel 2020 che facemmo con un gruppo di ragazzi, chiaramente i più attivi del paese da sempre, e furono loro a proporre di fare qualche graffito, qualcosa di tradizionale, qualcosa che riguardasse la festa dell'uva, qualcosa che riguardasse la storia del Montonico, le tradizioni, eccetera. Da lì è partito appunto l'idea di creare un percorso di questo tipo. La scelta degli artisti appunto è quella di aver scelto appunto quelli di fama internazionale, perché sono quelli che poi rendono veramente grande un progetto. Ci sono alcuni artisti che abbiamo scelto che hanno fatto delle opere appunto in tutto il mondo. Molte persone sono convinto che verranno a Bisenti solo per il nome che hanno questi artisti. Vado a presentare appunto i primi bozzetti che questi hanno appunto svolto. Questo bozzetto è stato realizzato da Marco Zedone, o Zeduan, appunto in arte. E vado con il secondo. Questo si trova in piazza Vittorio Veneto, è stato fatto dall'artista Rame 13, artista pisana. Quest'altro bozzetto è stato appunto realizzato da BOTP e si trova appunto in via Francesco Crispi, dove c'è attualmente una parte del mercato. Quest'altro bozzetto si trova in via Regina Elena, è stato realizzato appunto da Pilo P, un altro artista, questo abruzzese. Chiaramente questo artista è un po' più emergente, parlo di artisti emergenti, ma si tratta comunque di artisti che lavorano già in tutta Italia da diversi anni. Tra l'altro abbiamo già collaborato in passato con questo artista. Andiamo a vedere appunto
l'altro che si trova all'interno della villa comunale, Jacopo Ran. Chiaramente quando abbiamo scelto di fare questo progetto, la cosa importante è andare a contattare quegli organizzatori, quegli amministratori, quei tecnici che hanno sviluppato progetti da altre parti. Come ben sapete, ormai in tutta la fase della campagna elettorale, non solo quella scorsa ma anche quella ancora precedente, ho sempre parlato di Aielli come esempio da seguire per il coraggio che hanno messo nella scelta degli artisti e per il tipo di progetto. Ma chiaramente la cosa importante è creare un mix tra storia e arte contemporanea. Quello rappresenta, secondo me, il vero successo di questo progetto. In che senso? Nel senso che con queste opere noi vogliamo valorizzare la bellezza dei nostri scorci, che purtroppo in questo momento, secondo la mia opinione, non sono visitati. La gente li visita poco. Vediamo un po' di movimento nel periodo primaverile e estivo, ma secondo me, io sono convinto che con questo progetto riusciremo a portare persone per tutte le stagioni. È un progetto che funziona perché non costa molto, ed è un progetto che funziona perché lavora tutto l'anno e fa lavorare le persone per tutto l'anno. Un altro esempio di un comune che abbiamo preso come riferimento è il comune di Tozza, che si trova appunto in provincia di Bologna. In questo caso ci sono delle opere d'arte di tutti i tipi, dalla pop art all'arte tradizionale, all'impressionismo, al cubismo, qualsiasi forma di arte. Questo è, secondo me, il segreto di questo progetto: non limitarsi a un solo stile, ma avere diversi tipi di opere, per non creare una sorta di assuefazione nel turista, nel visitatore. Molte volte, infatti, questa è una cosa che succede molto spesso anche a me, quando vado in delle mostre di un singolo artista, inizio a vedere delle opere e dopo un po' mi stufo. Io vi dico la verità, non mi vergogno di questo, eppure a me l'arte piace. Invece noi con questo progetto dobbiamo cercare di sorprendere sempre il visitatore, e questo crea un progetto in modo curato, secondo me molto bello. Questi sono alcuni esempi di alcuni artisti importanti che noi abbiamo chiamato. Chiaramente, come vedete, i nomi delle città in cui hanno lavorato: Los Angeles, in India, in Germania. Questo è Zedwan, quello che appunto fa parte della prima tranche, che ha lavorato appunto in Norvegia, in America, New York e a Miami. Come abbiamo detto, quindi, gli obiettivi di questo progetto sono quelli di creare un flusso turistico, di creare una collaborazione vera tra cittadini e amministrazione, e quello di dare un sostegno vero alle attività economiche che esistono, che magari hanno qualche difficoltà, ma con questo progetto sono convinto possano trovarsi bene, e spero che possano nascere nuove attività economiche. Detto questo, io vorrei passare la parola ad Azzurra Di Clemente, presidente dei Quasi Adatti, che attraverso una manifestazione che si chiama Radica On Air appunto ci darà una grandissima mano per l'organizzazione di questo progetto. Grazie. Grazie Carlo, grazie a tutta l'amministrazione e grazie a tutti voi per essere intervenuti questa sera. Io sono Azzurra, sono la neopresidentessa dell'Associazione Culturale Quasi Adatti. E l'associazione, come molti di voi già sanno, è attiva nel comune di Bisenti da almeno una decina d'anni ormai, e ha sempre organizzato e creato degli eventi attraverso i quali si è cercato di
sviluppare e di rivalutare il territorio di Bisenti e in modo particolare il centro storico, ed è proprio per questo motivo che noi abbiamo sempre appoggiato e curato la promozione di ogni forma d'arte e di ogni forma di cultura. Infatti il progetto Pratiche ci dà modo di poterci esprimere anche in questo caso e di scendere nuovamente in campo, soprattutto dopo questi 2 anni di stop che purtroppo ci hanno colpito con la pandemia, appunto. L'idea dell'Associazione Culturale Quasi Adatti è quella di accompagnare la realizzazione dei murales, sostanzialmente nei giorni in cui appunto i murales verranno realizzati nel territorio di Bisenti, l'associazione cercherà di contornare la realizzazione appunto dei murales con una manifestazione di tipo musicale, di tipo artistico, con dei teatri, ma anche attraverso delle mostre fotografiche. Quindi cercheremo appunto di circondare la popolazione con queste varie forme d'arte. Se da un lato abbiamo appunto la realizzazione dei murales da parte degli artisti professionisti che, come anticipava Carlo, sono stati scelti appunto con molta cura, dall'altra parte noi cercheremo di creare questo tipo di manifestazione che accompagnerà sia chi verrà, insomma, volti nuovi e idee nuove, ma che cercherà appunto anche di essere bella e di creare un centro attrattivo per tutti noi e per tutti voi che siamo da sempre appunto radicati a Bisenti. Io spero che con questa manifestazione riusciremo appunto a tenere vivo il paese, ma anche proveremo appunto a fare una manifestazione, a organizzare un evento che sia all'altezza del progetto Pratiche, che in realtà sembra un progetto forse anche da poco, ma non lo è assolutamente. C'è molto lavoro dietro ed è un progetto che veramente può servire molto per il paese. Vi ringrazio. Sì, allora, buonasera a tutti, vedo che l'assemblea è partecipata e questo ci fa piacere. Quindi dopo il discorso di presentazione del sindaco e l'esposizione dell'assessore comunale del progetto Pratiche e l'intervento di Azzurra, essendo un'assemblea, io mi improvviso moderatore, perché lo scopo dell'assemblea è quello di sentire voi che siete numerosi. Quindi io mi autocandido moderatore, e per alzata di mano ognuno di voi interviene, ok? Sara prende, se c'è un foglietto da prendere, Tiziano intanto, e poi mano a mano alzate la mano, noi vi scriviamo e vi facciamo parlare, ok? Perché questo è lo spirito dell'assemblea, vogliamo sentire voi, condividere con voi il nostro percorso amministrativo. Questo è l'inizio di una lunga, come dire, storia che inizia oggi e si completerà durante i 5 anni del mandato, e vogliamo condividere con tutti voi il nostro percorso amministrativo. Prego Tiziano, arrivo, non vi facciamo scomodare. No, nel frattempo ci fate vedere le bozze, i disegni, i proposti, per favore. Vai Tiziano, vai. Domanda all'assessore. Assessore, lei ha parlato e ci ha fatto vedere molti disegni di molti artisti che vanno dal classico al neoclassico, al cubismo, alla pop art, eccetera, eccetera. Ma a Bisenti, questi pittori si atterranno scrupolosamente alle nostre culture tradizionali, alla nostra storia? Perché ho visto in uno dei passaggi anche il dio Giano, il dio Bifronte. Quindi noi abbiamo da sfruttare un certo personaggio, anche se poco piacevole, ma dobbiamo sfruttarlo fino in fondo. Gli artisti sanno che a Bisenti si dice che sia nato Ponzio Pilato, che abbiamo una storia del Montonico che risale a centinaia di anni, il Montonico è una storia vecchia. Il sindaco gentilmente mi ha donato una copia di una delibera del 1800 e passa, in cui Bisenti produceva 80.000 litri di vino montonico, non so se ricordo bene, per dire, gli artisti si accentreranno su questo fatto, oppure dobbiamo vedere
quadri non inerenti alla nostra storia e alla nostra cultura. Grazie. Allora, il progetto a me sembra molto valido, è l'unico appunto, giusto così, ma oltre al centro storico, perché le case in campagna fanno schifo, si potrebbero fare dei disegni benissimo, oppure perché è disponibile un percorso, oltre che per centro storico, si può sfruttare la via del sale, si possono sfruttare tanti percorsi, insomma, solo questo. Perché sono prolisso di solito. Allora, io apprezzo come tutti l'iniziativa e sono sicuro che avrà un futuro. Va detto che le persone, per fortuna, già iniziano a girare per Pisenti, per l'app che c'è stata fatta, che guida nel centro storico, quindi questa arricchirà già una strada che si sta facendo. E io penso che le strade debbano essere fatte insieme. Questo progetto vuole individuare l'esodo della popolazione da Bisenti. Quindi come concetto, come tema che è stato dato dagli artisti è questo. Ovviamente si dovrà implementare di quello che è l'intercalare tradizionale, come diceva Tiziano, sicuramente i prossimi progetti devono riguardare più un qualcosa che ha a che fare con la Via del Sale, con questa ricerca di Beretra che ci dà un Natale così illustre e scomodo. Anche quello è una storia che dobbiamo salvaguardare. Sicuramente quella dei murales è un compito delicato, perché dopo che è stata fatta l'opera si vedrà se la popolazione gradisce l'opera oppure l'opera andrà rimossa perché crea disagio. Può essere che un'opera sulla carta sia bella e poi magari crea un disagio e quindi va rimossa. Quindi ci dobbiamo anche preparare a questo. Dopodiché penso che sia molto importante quello che è il nuovo contenitore su cui ci dobbiamo concentrare, che è il Museo del Montonico, che è un contenitore importante, perché da quel contenitore uscirà la dignità di questa comunità. È una comunità disgregata che è all'antipodo della comunità virtuosa, e come da sempre il fino e il confine che divide le due cose o i due territori, su questo territorio ci dobbiamo riqualificare e crederci insieme. Grazie Ezio, approfitto per salutare la presenza del sindaco di Arsita, Katiuscia. Quindi dopo Ezio c'è Violetta, eccola qua. Altri interventi nel frattempo? Buonasera a tutti, io parlo da bisentina adottata da sempre e voglio appoggiare in tutto e per tutto questo progetto, perché comunque darà un valore aggiunto a Bisenti, oltre senza togliere importanza a Ponzio Pilato e al Museo del Montonico, e può essere anche un'occasione per i giovani per identificarsi nel proprio paese, in quanto è un'opera prettamente pensata per loro. E può essere un'occasione tangibile, anche se solo visivamente, dell'ottima armonia lavorativa dell'amministrazione comunale. Poi io sono stata anche ad Aieri, vi posso garantire che è un ottimo progetto per il turismo, e spero che Bisenti possa essere uno di quei borghi, che i cosiddetti borghi felici, che rinascono dalle proprie ceneri. Grazie. Teresa, prego. Allora, io devo dire la verità, questi bozzetti a me non piacciono, perché non sono assolutamente inerenti all'architettura del nostro paese, alla storia del nostro paese, tranne forse questo bozzetto che verrà fatto in Piazza Vittorio Veneto, e gli altri non mi piacciono, sono troppo impattanti. Questo per esempio del corso, il fondo nero, cioè secondo me si potrebbe... Io non ne capisco, probabilmente non capisco gli artisti, non lo so,
però un artista che possa fare un dipinto su una casa non bellissima o con un muro non dipinto da poco, che ne so, rovinato, perché il murales questo aveva il compito di rendere meno squallido squallida una periferia, un palazzo brutto, un palazzo con un muro enorme, ma e questo va bene, però non è inerente, ripeto, all'architettura del nostro paese e alla storia del nostro paese. Bisognerebbe scegliere dei bozzetti, che ne so, più campestri, con anche questo, cioè in un contesto con delle case con la pietra, ci sta questa, cioè, questo disegno. A me non piace. Ad esempio, c'è il ciottolo della Presentosa che comunque rappresenta. Ok, abbiamo esaurito gli interventi, sicuro, è una bella discussione questa sera. Sì, ma io non ho capito. Ecco Pina, prego, ti do il gelato, ti do, tieni. Ma perché mi dai il gelato? Ma non sento. No, non so parlare. Dai, parla Pina. Io non riesco a capire qual è il problema, il nocciolo della questione, nel senso che credo di aver capito. Questo è un progetto. Gli artisti hanno proposto quello che è la loro espressione di arte. È qualcosa di nuovo, è qualcosa di diverso, tra l'altro molto bello. Una ventata nuova, finalmente. Qualcosa di diverso. Il problema è, perché siccome parlano tutti di qualcosa che si attenga alle origini, alle tradizioni, e io non capisco. Lo dovremmo ordinare questo bozzetto, va. Questo progetto è così com'è. Adesso si deve decidere se cambiarlo, se proporre agli artisti qualcosa di diverso. Questo vorrei capire io. Guarda, lo spirito dell'assemblea è il progetto raggiungere. Questo. Le esternazioni, i suggerimenti per arricchire. Per esempio, ma qui non si tratta di arricchire, si tratta di cambiare, perché se questo è, io adesso non me ne intendo, quindi non so che, però abbiamo fatto, tutti noi abbiamo fatto dei viaggi per andare a vedere questi famosi paesi dove ci sono questi murales, questi graffiti, e ci siamo partiti anche da lontano, cioè, voglio dire, paesi che hanno avuto, insomma, un scontro molto, molto forte. Quindi, se questi non vanno bene, non piacciono alla maggioranza, che cosa si dovrebbe fare? Ordinare dei pannelli diversi, dei disegni diversi, cioè lo decidiamo noi quello che l'artista esprime? Noi questa è una presentazione di un progetto che si vuole fare, sì. e poi abbiamo deciso di fare un'assemblea per sentire se ci piace o non ci piace di tutti. Poi, perché il progetto è questo, l'assemblea viene fuori che per esempio che ne so, io non ci capisco niente d'arte e non parlo, puoi dire, però è bello, io so soltanto che praticamente faccio l'assessore, il sindaco mi ha delegato al bilancio, ho trovato i soldi. Si doveva fare questa cosa qua, facciamo questo, poi sentiamo pure gli altri, e questo è il momento dell'assemblea, no? Ognuno dice la sua, poi si fa la sintesi, è tutto qua. Il progetto già deciso, considerato che era... No, non è deciso, non è racchiuso in nessun atto, ci sta la volontà, fino adesso ci sta la volontà di realizzare questo progetto Rakite. No, adesso è in realtà... Ok, ci sono altri interventi? Ecco qua, Roberto. Scrivi Roberto. Posso fare il bis? No, le repliche alla fine. Va bene. Allora, buonasera a tutti. Vorrei fare due tipi di interventi. Il primo intervento da la persona che lavora sul territorio, quindi proprietaria, mia mamma, di una partita IVA, a livello turistico,
Come abbiamo visto in altri paesi d'Abruzzo e anche a livello nazionale, come spiegava Carlo, sicuramente la realizzazione di questi murales porterà molto turismo per le attività e per il centro storico di Bisanti, questo non c'è dubbio, per le esperienze passate. Se poi si mette in discussione il tema, quindi come hanno portato avanti loro quindi il progetto Radiche, che è stato affrontato il tema dello spopolamento, cioè, se parliamo del tema, dello stile, ci può essere un dibattito, però bisogna capire che lo stile dei murales è uno stile moderno, ci azzecca ben poco con cose diciamo più tradizionali e cose diciamo che ci legano ad una volta. Per me, per sfruttare diciamo le cose tradizionali, ci potrebbero essere anche altri obiettivi, tipo quello di riaprire le cantine, di riaprire i sentieri attorno a Bisenti, tante piccole cose, di fare delle feste inerenti a come veniva fatta l'agricoltura una volta. Quindi le cose tradizionali vanno lasciate la tradizione, le cose innovative hanno bisogno di cose contemporanee. Quindi ci deve essere una discussione, cioè dobbiamo sapere tutti che se si vogliono realizzare i murales, lo stile è questo, quindi non ci può essere uno stile diverso, perché altrimenti fai il paese delle favole a Zinano, a Scorrano è stato fatto pure il paese delle favole, no, che è una scelta, sono delle scelte diverse, cioè, per non no, ci sono tantissimi esempi. Questo chiedilo all'assessore che ha sviluppato lui il tema, e chiedilo all'artista. Quel disegno che rappresenta? La casa di Rosanelli. Guarda, io sono un po' ignorante, tutti, se mi chiedi le spiegazioni di disegno, lo so, vabbè, comunque. Vabbè, grazie. Questo ci voleva e ci stava benissimo. Scrivi pure Daniele, scrivi dopo Sabrina. Questo è il bello dell'assemblea, vedi? Vengono fuori le idee diverse. Poi tocca dopo noi faremo la sintesi dell'assemblea. La parola a Sabrina. No, vabbè, anticipato un po' Roberto quello di Reggio, cioè che non bisogna andare nemmeno tanto lontano. Abbiamo una realtà a Scorrano che era borgo insomma quasi sconosciuto con tre vie. Io il 25 aprile sono stata invitata da Luisana, era pieno zeppo di gente, tutti a farsi le foto sotto i murales, hanno dato loro come tema il borgo da favola, quindi noi non penso che Bisenti, a pochissimi chilometri da Scorrano, non possiamo continuare sullo stesso tema, quantomeno bisogna dare un'impronta diversa. Poi io condivido, cioè è stato fatto un progetto, l'idea è bella, e credo che va condivisa così com'è e va dato spazio agli artisti, anzi una volta che gli artisti accettano di venire a Bisenti a creare qualcosa, penso che mettere loro un veto su quello che devono creare è una cosa molto brutta. Poi grazie Sabrina. Comunque è sempre meglio fare qualcosa che non fare niente. Diamo la parola a Daniele, mio cognato. Un mio cognatino bello. Allora, intanto si dice Radiche e non Radiche. No, io volevo soltanto dire che praticamente mi piace l'idea, ovviamente, però quello che forse vorrebbero dire anche altre persone, che già ha anticipato la dottoressa Valente, è il fatto che magari anche la scuola, dove già è stato iniziato tantissimi anni fa con la compagnia dei segni, con Ezio, tantissimi anni fa, che hanno fatto un murales, io mi aspettavo che da lì partisse questo progetto. E non so se poi tra l'altro prevede. Esatto. Sì, e quindi diciamo che quella è una periferia che non è manco una periferia, quella è proprio l'inizio, diciamo, le porte di Bisenti. E mi sembra una cosa molto importante recuperare quello proprio. Cioè io partirei più prima da questo punto di vista e poi magari mi espando ovunque.
oppure magari spero che ci si arrivi comunque, diciamo, a questa scuola. E quindi mi aspetto che vengano recuperati veramente i muri più brutti e non quelli appena restaurati con i lavori che abbiamo seguito finora, insomma. Ho finito. E poi c'era anche una tenda, vedevo che voleva parlare. No. Chi c'è in coda, in scaletta? Maria Luisa. Maria Luisa, eccoci qua, arrivo subito. Tony, mi fai passare? Ecco qua, come faccio? Sei magro. Sono magro io. Prego. Scusate, io mi emoziono sempre quando parlo. Allora, io ho seguito un po' Carlo in questo progetto in ufficio, abbiamo visto delle cose. Io sono entusiasta di questo progetto. Prima di tutto perché io credo nel mio paese, ho deciso di rimanere qua, di investire e di spendere i soldi. È chiaro che il paese deve ripartire e questo lo sapete tutti. Penso che questa amministrazione si sta impegnando, da poco che chiaramente sta in comune. E mio marito è uno dei promotori della Via del Sale, ha scritto il libro di Ponzio Pilato. Voi sapete quante risorse ha il paese. Quelle già ci sono, anche la festa dell'uva già c'è, ci sono dei ricordi del passato. Però noi dobbiamo comunque andare avanti. Penso che anche gli artisti che hanno comunque visto le abitazioni, hanno visto Carlo, è vero, hanno visto il paese, io ho visto anche la notte, avete fatto diverse foto, hanno scelto dei punti particolari del nostro paese, punti, a volte ecco, la casa di Rosanna è un po' più al di fuori del paese, però dove c'è il mercato, c'è gente che passa. E poi ci saranno altri punti interessati del centro storico e spero anche in campagna, io metterò anche a disposizione la mia casa San Nicola se può essere utile. Terenzio, ecco, è bello portare dei turisti, io sono contentissima. E poi vi volevo dire un'altra cosa, io sono una grande appassionata d'arte. Allora, quando voi avete visto mai un'opera di un bambino, un disegno, no? Ognuno di noi quando vede un'opera esprime ciò che sente. Quello che ha detto la dottoressa Teresa è giusto, però la nostra vita deve continuare, non possiamo essere solo legati alla nostra tradizione, alle nostre radici. Questa è arte. Ma se mi crea disagio, a me una cosa, cioè una casa vicino alla casa in pietra con un disegno del genere, a me mi crea disagio. E invece a me, dottore, io già lo stavo dicendo pure prima, io quando ho visto invece l'opera nella parte di via Regina Elena, cioè io ho detto è bellissima quest'opera perché mette in risalto anche la parte di pietra, per quello che ne posso capire io, l'arte è un'espressione di ciò che siamo e quando noi la vediamo a Sabrina può dare l'impressione, a me ne dà un'altra chiaramente. Aspetta, vediamola. Grazie. Allora, non dovremmo far parlare due volte le stesse persone, ma questa sera facciamo un'eccezione, quindi ridiamo prima la parola a Violetta che voleva integrare perché già aveva parlato, giusto? Giusto. E dopo la ridiamo a Sabrina. Io volevo semplicemente dire che ci stiamo focalizzando sull'aspetto del cambiamento quando il focus maggiore sarebbe la valorizzazione del paese e non il cambiamento, solo questo. Okay. Ecco Sabrina. Una cosa che mi sono dimenticata di dire è che la cosa che mi ha colpito subito di questo progetto, che io ne sono venuta a conoscenza stasera, è il fatto che sono state scelte delle case che non sono fatiscenti. Cioè, invece qua secondo me è il valore aggiunto di questo progetto, perché significa che le case fatiscenti vanno recuperate con altri progetti, perché ci sono progetti europei e ci sono soldi a valanga per recuperare determinate situazioni come la scuola e quello che è. Cioè, dipinti del genere di autori anche famosi, non possiamo farli in punti dove magari poi tra 3 anni, 4 anni andrà demolito per un'altra o comunque restaurato con un altro progetto, credo. Poi è quello che dico, cioè la scuola Grazie Sabrina, allora dobbiamo ridare la parola pure a Concezio, al signor Cennini, e non essere prolisso. Io mi permetto di riprendere la parola perché ho un'esperienza in merito ai murales e so le difficoltà, sia quando l'abbiamo fatto a Bisenti che in un altro progetto a Basciano quando eravamo molto più giovani.
e le difficoltà di fare un murale, se ci sono realmente, perché dal bozzetto a quello che poi può dare come emozionalità quest'opera sul, dal vivo, è sempre incerta, cioè la si vede dopo. Per cui avevo già detto, se un'opera dà fastidio va rimossa, se un'opera non si integra bene in quel paesaggio, in quello scorcio, va rimossa. Quindi abbiamo pure questa facoltà di fare una cosa, ma sicuramente un lascito di un artista è un frutto che noi incontriamo per strada e alimenta la nostra coscienza e ci prepara al nostro cambiamento. Grazie Ezio. Allora, ringraziamo ancora una volta chi ha contribuito con il suo discorso, le sue parole a questa assemblea. Nel frattempo Carlo ha preso degli appunti, quindi vi risponderà, quindi l'assemblea andrà avanti. E sentiamo cosa ci dice Carlo. Vai Carlo, il microfono ce l'hai? Sì, sì. Allora, per quanto riguarda quello che diceva Tiziano sul discorso del Montonico, l'importanza della storia, io penso che qualcosa possiamo ancora inserire, cioè il progetto non è completo. Chiaramente il tema di questo progetto è quello di creare personaggi che ci aiutassero a lottare lo spopolamento. Quindi la presenza di questi personaggi rivitalizza il paese. Questi personaggi possiamo inserire il tema del Montonico, di Pilato, possiamo mettere quello che vogliamo. Io quello che chiedo è di non sprecare questa opportunità, perché i dipinti che voi vedete, le slide, richiedono un lavoro pazzesco per quanto riguarda tutto un iter da seguire. Io solo per farvi capire volevo appunto leggervi tutte le procedure che ci sono. Innanzitutto bisogna seguire delle linee guida, quindi consultare tecnici, amministratori su come si lavora. Bisogna fare la scelta sulle pareti, bisogna vedere la condizione, la fattibilità, la disponibilità dei proprietari. Bisogna fare una scelta degli artisti, bisogna trovare, bisogna effettuare dei sopralluoghi con i cestelli, comunque vedere come poter andare a effettuare l'opera. Bisogna fare un sopralluogo per quanto riguarda la manutenzione, per quanto riguarda la premessa in opera, quindi le azioni di stuccatura, idropulizia, aggrappante, per far sì che l'opera duri a più lungo possibile. Bisogna trovare un'azienda che fornisce i colori e trovare un accordo che possa essere considerato sostenibile, perché i costi sono di solito alti se non si riescono a raggiungere questi accordi. Bisogna fare un sopralluogo con i beni culturali per far sì che questi accettino appunto le opere, il posizionamento di queste appunto. Bisogna preparare poi le convenzioni tra proprietari e comuni, questo vabbè è un iter burocratico. Bisogna organizzarsi per il vitto e l'alloggio, bisogna organizzarsi per andare a prendere i cestelli, bisogna organizzarsi con le schede tecniche per quanto riguarda i colori e i materiali, bisogna effettuare un computo metrico, bisogna preparare un'idea progettuale da presentare poi a magari dei bandi per ricevere dei finanziamenti, e in questo caso noi l'abbiamo ottenuto. Bisogna organizzare il lavoro per chi segue gli artisti, in questo caso l'associazione Quasi ad Arti ci darà una grandissima mano. Bisogna organizzare il cronoprogramma, la mappa delle opere, i bozzetti ufficiali, la previsione dei costi, effettuare l'avviso per la manifestazione di interesse. Posso continuare all'infinito, il lavoro è pazzesco. Questo progetto non costa tanto, ma è molto elaborato e quindi richiede molto tempo per arrivare a presentare, a fare questa serata e presentare a tutti voi queste opere. Per quanto riguarda il discorso della storia, inoltre volevo aggiungere che, come diceva appunto Roberto, questa amministrazione punterà fortissimamente a riaprire le cantine e creare un percorso museale. Quindi noi la storia assolutamente non ce la dimentichiamo, anzi vogliamo valorizzarla anche con il progetto di Murales. Per quanto riguarda il discorso di Terenzio invece, che parlava appunto dell'importanza anche delle frazioni,
c'è un altro progetto che noi abbiamo presentato, una convenzione al quale, se non sbaglio, fa parte anche il comune di Arsita, che è quello dei sentieri, quello del cicloturismo. Quindi noi siamo attivi su tutti i campi, cioè non, assolutamente non ci dimentichiamo delle frazioni. Se si vorrà fare, se si deciderà di fare qualcosa, anche qualche murales anche nelle frazioni, per me non sarà un problema. Chiaramente la cosa va studiata bene, perché bisogna valutare tutti i costi, anche le risorse che abbiamo a disposizione. Poi, per quanto riguarda, quindi riallacciandomi anche al discorso che faceva Ezio Gentili, noi al turismo crediamo tanto. Io sono d'accordo al 100% con quello che diceva il nostro responsabile finanziario, Vincenzo Palumbi. Ci siamo confrontati spessissimo. La cosa che noi dobbiamo fare sono due colonne portanti: le strade, la viabilità e il turismo. Io penso che ci stiamo muovendo bene e penso che questa è la strada. Bisenti si è retta da un punto di vista economico, secondo me, per i lavori del terremoto, in buonissima parte. Questa situazione sta finendo, dobbiamo prepararci a qualcosa di diverso, e io sono convinto che tantissime attività, qualcuno già lo sta facendo, si convertiranno al turismo. Io sono convinto di questo, e noi dobbiamo irrorare le risorse in quella direzione, se vogliamo cercare di avere una strategia diversa. Questo è il mio punto di vista. Per quanto riguarda gli altri interventi, non so cos'altro dire, sinceramente. Tutti interventi positivi, non ho molto altro da aggiungere, diciamo. Io una cosa voglio... Aspetta. Facciamo un applauso. Ok, d'accordo, però okay. Io volevo chiedere una cosa, poi sarà possibile. Io, vivendo vicino alla chiesa, a volte sto là a pulire, mentre, cioè, la Bisenti è troppo sporca, cioè voi dovete mettere assolutamente riparo. Cioè, capisco che la gente non si impegna, ok, però pure l'amministrazione dovrebbe almeno andare un po' in giro per vedere che condizioni sta il paese. Mario, gente che non raccoglie. Ho capito, ma non andiamo fuori tema. No, però da noi parliamo, scusate, noi stiamo parlando di far, chiedo scusa a tutti se mi sono permessa, però noi stiamo parlando di gente che deve venire a Bisenti per il turismo. Ok, benissimo. Però c'è il paese, intanto iniziamo da mettere un pochino apposta in prossimità almeno delle comunioni. Ma certamente, nel nostro programma. Allora, ringraziamo tutti quanti. Una cosa comunque questa sera è venuta fuori, che tutti quanti siamo d'accordo, scusate, sulla bontà del progetto presentato, o no? Vi avevo detto che noi eravamo bravi a fare la sintesi, ecco la sintesi. Insomma, siamo d'accordo e partiamo. Puniremo anche dietro la chiesa, dietro la schiena pure. È il momento di riaprire e di riprenderci la vita che ci è stata tolta da 2 anni dal Covid, ok? Questo è l'auspicio dell'amministrazione. Ripartiamo alla grande. Abbiamo una grande vitalità nel nostro paese, un grande associazionismo, e noi, come si dice, sindaco, noi abbiamo investito su questo, noi investiamo su questo. In parole povere, facciamo qualcosa, ma facciamolo senza fare chiacchiere, diceva Quintino, curciamoci tutto quindi, perché così si realizzano le cose, stando insieme, ragionando. No, no, ma è così, capito? Io vi ringrazio veramente, perché vedo una nutrita partecipazione, e questo è bello per il nostro paese. Quindi facciamo tesoro di quello che ci avete detto e concludiamo l'assemblea con l'auspicio di ripartire al più presto. Ok? Grazie a tutti.